Benvenuti ragazzi, eccoci tornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi, oggi ci sarà una cosa molto strana, perché inizia il campionato MX2. Ole! Ragazzi, oggi inizia il campionato MX2, quindi gas a martello. La gara sarà una di 3 minuti più 2 giri. È molto molto corta, quindi non daremo vantaggio ragazzi, partiremo come partiremo. E chi si è visto, si è visto. Quindi ragazzi, diamo gas senza pietà. Vedete, noi mettiamo solo i davanti. Numero 80, una tabella rossa. Su in arena. Attenta, non delle migliori. Però siamo, però la casa che dice in quinta posizione. Non so chi ha fatto lo shot, ero sperando che ha fatto lo shot. 3 minuti sono veramente pochi, quindi mettiamo tutto il gas pieno, senza mollare. Questa pista mi ricorda tanto, non so, l'estate, quindi mi piace molto. Che buffata! Un taglio un po' tosti, ma visto anche è stato lungo. È stato lunghissimo visto. Mamma mia, contro lo sbandieratore, che botta. Landeren mi ha fatto una bella lotta la scorsa gara. Nei playground, che è uscito il video. Se non l'avete ancora visto, andatela a vedere. Ho tirato la traiettoria lì. Abbiamo perso un po' di tempo, ma qua recuperiamo. Infatti abbiamo già recuperato due posizioni. Se qua dentro su Vial, forse anche su Vlandel, se ci riusciamo. Fuori pista! Ragazzi, guardate già il tempo. Siamo già a 1 minuto e 54. Questo tratto no, non era questo, pensavo. Mamma mia, che rischio! Meno male che qua tanto ragazzi, vedendo e scherzando, siamo in quinta posizione, che non è quello che voglio. Spero che mancano ancora 3 giri, però sono più forte di quando c'è la gara di 15 minuti. Siamo un secondo e uno da Olsen, che intanto è passato Jacobi, quindi ora davanti abbiamo Jacobi e non più Olsen. Questo tratto recupero tanto io. Prima non ho recuperato, ma ora dovrei recuperare, dovrei. L'ho fatto bene. Non l'ho fatta bene, non l'ho fatta bene. Perché lì devo arrivare un po' largo e tagliare tipo quel dosso. Non so se l'avete capito. Così, ok, così vamo bene. Come vedete, recuperato e anche passato Jacobi. E anche oltre. Davanti abbiamo Iago Gerz e Nuccioliva. L'Astoriano, il Belga e dopo, cioè il Belga, l'Astoriano e dopo c'è l'Italiano. In questo caso sono io. Mamma mia, come apro! Entriamo aggressivi qua ragazzi. Ok. Due giri a termine. Ok,
Che rischio, trampando contro il cartellone. Tanto oltre l'ha portato bene. Io ho sbagliato a metà curva. Carichiamo. E Gertz si sta allontanando. Voglio la tabella rossa sopra la mia moto, non sopra quella di un'altra moto. Molto perché sto concentrando, perché veramente ragazzi mi sto nervosendo perché non riesco a recuperare su gas, cioè recupero 5 decimi a settore, cioè io vorrei recuperare 2 secondi a settore, non riesco, cioè certo se non bisogna recuperare tanto, ma veramente mi dispiace dirlo, ma non posso. Ultimo giro ragazzi, merda, ultimo giro, mamma mia ragazzi, veramente mi sto nervosendo perché come vi ho detto basta cavolo, non voglio più vedere gas davanti a me, ragazzi è pieno, non voglio neanche mollare il gas un secondo. Sto cercando di portare torri più veloci in qualche modo. Mamma mia ragazzi, sto veramente preoccupando. Un secondo e 7. Recuperando, ma non ancora tanto come voglio, come devo recuperare, cavolo, devo, cavolo, volevo fare questa traiettoria che qua mi sembra più bassa, così per caricare qua, grandissimo. No, cavolo. Mamma mia che lotta ragazzi contro Gertz. No. Mamma mia ragazzi, no ragazzi, voglio vincere per forza ragazzi. Per forza ragazzi. Devo mettere rewind indietro perché ho sbagliato qualcosa qua. Qua ho sbagliato qualcosina. Ok. Ci siamo. Ragazzi, dentro su Gertz, portiamo largo, ok. Eh sì, la prima gara vinta noi, olè. Sì. Contentissime, così aggressive fino alla fine. Comunque ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Ditelo voi ragazzi, ditelo voi nella mente.